Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi vi voglio parlare di un caso molto famoso. Questa è una delle stragi scolastiche che è rimasta più impressa nella memoria di praticamente tutto il mondo. In questo video parliamo del massacro alla Columbine High School. Partiamo con ordine. La Columbine High School si trova nel distretto amministrativo di Columbine, non lontano da Denver, la capitale dello Stato federato del Colorado. È un istituto superiore e il 20 aprile del 1999 succede qualcosa di davvero terribile. Due studenti della scuola entrano nell'edificio armati per poi aprire il fuoco contro tutti i loro compagni e insegnanti. I due studenti si chiamano Eric Harris e Dylan Klebold. Ma chi sono questi due ragazzi? Perché hanno scommesso un atto così atroce? Eric Harris nasce a Wichita, nel Kansas. È figlio di una casalinga e di un pilota dell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Per il lavoro del padre la famiglia deve trasferirsi numerose volte nel corso degli anni e arriva definitivamente a stabilirsi in Colorado, più precisamente a Littleton, quando il padre decide di ritirarsi dal servizio militare. Eric così inizia a frequentare la Columbine High School. Dylan Klebold nasce a Lakewood, nel Colorado. Il ragazzo è figlio di pacifisti di formazione luterana. Questo significa che i suoi genitori seguono una filosofia che incarna il rifiuto della guerra e un approccio totalmente non violento alla vita. Il pacifismo può avere delle basi etiche, in cui il soggetto è convinto che la guerra sia moralmente sbagliata, oppure può avere delle basi pragmatiche, in cui il soggetto è convinto che la guerra non sia mai efficace. In poche parole, il pacifismo si esprime in un ventaglio molto ampio di posizioni, da quelle più moderate a quelle più estremiste. Ho deciso di spiegarvi questa cosa perché alla fine Dylan non è che abbia dimostrato di essere così tanto pacifista. È peraltro un ragazzo molto intelligente, infatti viene inserito tra gli alunni dal maggiore potenziale intellettivo. Dylan ed Eric quindi si conoscono a scuola. Entrambi partecipano alla produzione di spettacoli e da corsi di videomaker, diventando anche assistenti ai computer scolastici. Però è risaputo purtroppo nelle scuole americane c'è anche una forte pressione. È necessario essere popolari, avere amici importanti. Purtroppo Dylan ed Eric a quanto pare non sono affatto amati a scuola. Spesso vengono presi di mira dai bulli, insomma sono dei ragazzi fortemente impopolari. In questo caso però c'è una realtà. I primi segnali, i primi campanelli d'allarme, si vedono già nel 1996, quindi 3 anni prima del terribile gesto. Infatti, Eric Harris, al tempo 15enne, mette in piedi un sito web, inizialmente con l'intenzione di ospitare livelli e mod di alcuni videogiochi. Eric, però, dallo stesso sito crea anche un blog, in cui inizialmente scrive barzellette e brevi pensieri sui suoi genitori, sulla scuola e sui suoi amici. Per ora nulla di grave, ma verso la fine del 1996, Eric inizia effettivamente a pubblicare dei contenuti pericolosi. Inizia con un contenuto che si riferisce alle Rebel Mission, in italiano Missioni Ribelli, che sono di base atti di vandalismo. Ad esempio i ragazzi accendono spesso petardi e fuochi d'artificio in dei luoghi in cui è vietato, o danneggiano proprietà sia pubbliche che private del vicinato. In queste missioni ribelli non compare solo Eric, ma anche un gruppo di suoi coetanei, e in questo gruppo di coetanei figura anche il nome di Dylan Klebold. Il sito inizialmente è chiaro a pochi visitatori, quindi passa inosservato, fino a quando nel 1997 in quel blog cominciano ad apparire i primi segnali di una profonda rabbia verso la società che cova Eric. Entro la fine del 1997 su quel blog è possibile leggere istruzioni esplicite su come fabbricare esplosivi, in particolare tubi bomba artigianali. Eric annuncia con orgoglio di essere riuscito a costruire questi tubi bomba e annuncia che vorrebbe provarli. Deve solo trovare la persona adatta, che per lui neanche è una persona, ma un obiettivo. Ma ragazze e ragazze, c'è anche uno sproloquio assurdo che sono riuscito a trovare sul web, a mio parere degno di un film horror psicologico. Eric scrive un post sul blog intitolato "Ecco cosa odio". Ve lo vado a leggere immediatamente. Sapete che ho tolto qualche parolaccia perché a quanto pare Eric piacevano un sacco le parolacce. Ecco cosa dice. Sapete cosa odio? Quando cammino al centro commerciale c'è questa persona lenta come la merda che cammina di fronte a me. Dannazione, sto cercando di arrivare da qualche parte, quindi spostati o prendilo da dietro. Sapete cosa odio? Quando c'è un gruppo in mezzo ad un corridoio o ad un passaggio pedonale e sono semplicemente lì, in piedi, parlano e bloccano il passaggio. Allontanati o porta un dannato fucile a canne mozze a casa tua e fai saltare il tuo culo. Sapete cosa odio? Quando le persone non guardano dove stanno andando. Poi mi vengono addosso e dicono "Ops,
Scusa, la prossima volta che succederà strapperò due delle tue dannate costole e le infilerò tra le tue palle. Sapete cosa amo? Quando uno stupido ragazzino si fa saltare la mano perché non riesce a capire che una miccia accesa significa che il petardo esploderà presto. Sapete cosa odio? Le persone stupide. Perché così tante persone devono essere stupide? Sai cosa amo? Prendere in giro le persone stupide che fanno cose stupide. Come una volta, mentre stavo guardando questa matricola che cercava di accedere ad un computer che aveva bisogno di una password. Ha digitato la password e poi ha aspettato. Non ha premuto invio altro il cretino, ha solo aspettato. E poi ha iniziato a imprecare davanti al computer dicendo che era rotto. Poi la matricola è andata a cercare un insegnante ed il cazzo di insegnante non riusciva a capire perché quel computer non riusciva ad avviarsi. Gesù, personalmente penso che dovrebbero essere tutti quanti fucilati. Sai cosa amo? La selezione naturale. Dio, dannazione, è la cosa migliore mai successa sulla Terra. Sbarazzarsi di tutti quegli organismi stupidi e deboli. È tutto. Nel blog, inoltre, sono presenti anche tante altre frasi in cui Eric, ormai sedicenne, scrive a proposito del suo odio verso la società e del suo desiderio di far fuori chiunque lo infastidisca in qualunque modo. Arriviamo al marzo del 1998. Mancano esattamente 13 mesi alla strage della Columbine ed Eric scrive un post totalmente delirante, pieno di fantasie omicide. Esattamente scrive queste parole. Tutto ciò che voglio è far fuori e ferire la maggior parte di voi. Ma in realtà ho questo desiderio particolare, che è molto più grande. Voglio colpire alcune persone in particolare, come ad esempio Brooks Brown. Ebbene, Brooks Brown non è un bullo che infastidisce Eric. Anzi, erano amici. Ma un litigio avvenuto poco tempo prima li ha allontanati. Ha anche vandalizzato la sua macchina scagliando violentemente un pezzo di ghiaccio sul parabrezza del mezzo. La famiglia di Brooks Brown viene a scoprire delle minacce online di Eric tramite Dylan, che informa lo stesso Brooks Brown di aver letto il suo nome sul blog di Eric. La famiglia di Brooks quindi sporge denuncia all'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson. Il caso viene assegnato al detective Michael Guerra, che si connette al sito documentando un ampio numero di contenuti intrisi di violenza, rabbia e odio verso praticamente chiunque. Eric, però, le minacce più terribili le riserva agli studenti della Columbine. Il detective Michael Guerra stampa le pagine del blog, includendole in un fascicolo di indagine già esistente. Scrive poi una bozza di affidavit, ossia una testimonianza giurata, in cui intende chiedere al giudice competente l'emissione di un mandato per perquisire l'abitazione di Eric. Nella testimonianza, il detective segnala anche le menzioni sul blog di veri e propri esplosivi custoditi in casa di Eric. Inoltre suppone che il giovane sia coinvolto in altri casi di vandalismo nella zona. Quest'ultima supposizione però resta una speculazione. Il problema è che per ragioni ignote l'affidavit non viene mai depositato e quindi non viene mai avviato alcun procedimento giudiziario sul blog di Eric. E io qui mi domando, perché? C'era già un fascicolo esistente. Il detective ha ottenuto del materiale che lascia davvero poco spazio all'immaginazione. Quindi, perché non sono stati presi provvedimenti? Perché non viene mai depositato quell'affidavit? Arriviamo al 30 gennaio del 1998, quando Eric e Dylan vengono arrestati. Sono stati trovati in possesso di pezzi per computer, rubati da un furgone bianco, parcheggiato in una zona poco trafficata di Littleton. Eric e Dylan addocchiano il veicolo incustodito, intravedono il contenuto e decidono, senza una reale motivazione, di rubarlo. I due ragazzi fracassano un finestrino del veicolo con una pietra, rubano il materiale e si allontanano a bordo di un'automobile. Però vengono scoperti poco dopo, colti sul fatto da un vice sceriffo. E non è che vengano presi perché qualcuno li ha visti commettere il furto in sé, ma perché Eric e Dylan, dopo essersi allontanati un minimo dalla strada in cui hanno commesso il furto, si fermano e si mettono a controllare così a caso, in mezzo alla strada, quello che hanno rubato. Quindi, quando il vice sceriffo chiede ai due ragazzi dove abbiano recuperato tutti quei pezzi di computer, ovviamente i ragazzi non sanno dare una spiegazione logica e quindi confessano. I due vengono condotti alla stazione di polizia e fotosegnalati. Rischiano seriamente di essere condannati e incarcerati. Però vengono presi in considerazione diversi fattori. I ragazzi sono minorenni, incensurati, per di più provengono da buone famiglie. Quindi, al posto di essere processati, gli viene offerto di partecipare ad un programma ideato per distogliere i minori da una vita delittuosa
tramite attività di rieducazione e riabilitazione. Entrambi i ragazzi risarciscono il danno provocato al proprietario del furgone, svolgono diverse ore di servizi socialmente utili, partecipano a dei colloqui con un counselor dei servizi sociali per minori che deve seguire il loro comportamento, il profitto scolastico e lavorativo. Frequentano anche lezioni di educazione civica e legalità. Eric nei moduli dei servizi sociali ammette di accusare dei disagi psicologici. Infatti viene predisposto solo per lui un percorso di cura con uno psicologo. Aderendo a tutte queste prescrizioni per un anno, i due ragazzi si sarebbero evitati il processo e la condanna. A questo punto Eric vede la possibilità di farsi notare, di distinguersi dalla massa. Quindi scrive una lettera al proprietario del furgone derubato, offrendo un'empatia che neanche prova, oltre a delle banali e semplici scuse di circostanza. In questo periodo Eric ostenta il suo finto rimorso con le persone che gli stanno attorno. Peccato che, di nascosto, esalta se stesso per la sua capacità di fingere in varie pagine del suo diario e del suo blog, ammettendo candidamente di non provare il benché minimo rimorso ed esprimendo odio e disprezzo per la vittima del suo furto. Infatti Eric scrive: «Com'è che se sono libero non posso derubare uno stupido cretino della sua roba se la lascia sul sedile anteriore del suo furgone in piena vista?» In mezzo al nulla durante un venerdì sera? Selezione naturale, bisognerebbe far fuori quel bastardo. Questa è una frase che rappresenta in modo chiaro il tono generale degli scritti di Eric, piene di volgarità e di odio nei confronti di chiunque. Il 28 aprile del 1998 Eric scrive sul suo blog nel dettaglio come pensa che la società possa essere migliorata aumentando la selezione naturale. Il ragazzo scrive nel dettaglio i suoi piani iniziali, su come lui e Dylan avrebbero portato a termine questo potenziamento. Questa piccola parte dello scritto di Eric dimostra essere la prima fantasia malata. Quindi sì, questa è una base, seppur approssimativa. Nell'ottobre del 1998 Eric scrive sul suo blog: «Quando qualcuno mi chiederà cosa stia pensando, io risponderò: voglio bruciare il mondo, voglio far fuori tutti tranne 5 persone. Se veniamo arrestati, in qualsiasi momento inizieremo ad uccidere lì per lì. Non esco di certo senza combattere». Questa frase scritta da Eric si riferisce chiaramente al massacro scolastico. E infatti si presume che sia lui che Dylan abbiano iniziato a organizzarsi per pianificare il loro attacco ben un anno prima dell'effettiva mattanza. Eric e Dylan organizzano un futuro attacco alla Columbine come una forma di vendetta. I due si sentono in guerra contro la società e provano un bisogno di rivalsa verso coloro che odiano. Nel novembre del 1998 Eric sul suo blog scrive nel dettaglio come vorrebbe avere rapporti intimi violenti con una donna. Poi arriva a scrivere che quella donna vorrebbe proprio assaggiarla. Letteralmente, lo sproloquio di Eric si conclude a scuola, dove sposta l'attenzione da una possibile donna a una matricola, andando avanti con dettagli molto vividi e chiari sulle cose contorte e violente che vorrebbe fare a questa matricola. Nell'annuario scolastico del 1998 di Dylan, Eric scrive: «Dio, non vedo l'ora che spariscano. Posso assaggiare il loro sangue ora». E si firma con NBK, che si riferisce a Natural Born, un film sanguinoso su una follia omicida senza senso. Eric ha continuato a scrivere sull'annuario di Dylan: «Sai cosa odio? L'uomo, uccidi tutto, uccidi tutto». Ha infine disegnato un uomo armato in piedi in mezzo ad un mare di corpi senza vita. Invece nel suo annuario del 1998 Eric scrive: «L'unico motivo per cui sei ancora in vita è perché qualcuno ha deciso di lasciarti vivere». Dopodiché sotto ogni fotografia degli studenti di quell'annuario scrive cose come: «Inutile, devi morire, devo abbatterlo». Ma siccome l'annuario di un'intera scuola è alquanto lunghettino, si è limitato poi successivamente a mettere una X sugli studenti che non gli sono graditi. Ad Eric hanno anche dato dei medicinali per curare il suo disagio psicologico. Inizialmente gli viene prescritto un antidepressivo, lo Zoloft, ma si sono manifestati diversi effetti collaterali come irritabilità e agitazione. Di conseguenza gli viene sostituito con il Luvox, un altro antidepressivo a base di floxamina, che è davvero molto simile a quello precedente. Successivamente qualche opinionista ha sostenuto che proprio questa cura ha contribuito in buona parte alle azioni di Eric, spiegando che gli effetti collaterali di questi farmaci includono una crescita dell'aggressività, perdita del sentimento di rimorso, depersonalizzazione e sindromi maniacali. Dopo l'udienza al tribunale, il blog di Eric scompare. Il sito quindi torna alla sua funzione originale di proporre dei livelli per dei videogiochi. Il blog è scomparso perché molto probabilmente Eric
ha intuito che la madre di Brooks Brown aveva per l'appunto letto le minacce contro suo figlio, avvertendo di conseguenza le autorità. Nonostante ciò, Eric di certo non smette di scrivere. Continua ad esprimere i suoi pensieri e i suoi piani in degli appunti cartacei, però continua ad aggiornare una sezione del suo sito sui progressi nel collezionare armi e nel costruire bombe. Arriviamo all'inizio del febbraio 1999, quando, in anticipo rispetto al previsto, gli assistenti sociali assegnati a Dylan e ad Eric formulano un giudizio eccellente sul comportamento dei due ragazzi, considerando compiuto il programma e consentendogli di rimanere incensurati. Qua però c'è qualcosa che a me di nuovo non ha convinto, esattamente come l'affidavit. Mentre Eric riesce effettivamente a dare un'ottima immagine di sé, dimostra di essere un giovane brillante e completamente ravveduto, Dylan ha giusto qualche problemino in più. Il suo fascicolo, infatti, mostra davvero tanti punti critici. Come una media scolastica davvero scarsa, il ragazzo era davvero davvero bravo a scuola. Frequenti ritardi agli appuntamenti con i servizi sociali e un alcol test fatto a sorpresa positivo. Se Eric è riuscito a mantenere, almeno all'esterno, il comportamento di un ragazzo modello, mentre Dylan a scuola va male, gli fanno mezza volta l'alcol test e risulta positivo, fa continuamente ritardo agli appuntamenti con i servizi sociali, quindi mi spiegate come possano essere valutati entrambi in egual modo? Questo passaggio onestamente non riesco proprio a capirlo. Eric poco prima della strage scrive che lui e Dylan hanno elaborato un piano per un attentato simile a quello che è avvenuto a Oklahoma City. L'attentato a Oklahoma City è accaduto il 19 aprile del 1995 contro l'edificio federale Alfred P. Murrah, sito proprio al centro della città. Le vittime sono state 168 e i feriti 672. Eric e Dylan avevano anche fantasticato di scappare in Messico oppure di dirottare un velivolo all'aeroporto nazionale di Denver per farlo schiantare contro un grattacielo a New York City. E ragazzi, a me questa cosa mi ha inquietata da morire, considerando che poi l'11 settembre del 2001 c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle. Ma soprattutto Dylan ed Eric avevano studiato minuziosamente l'attentato alla scuola. Il piano prevedeva che, nel giorno prestabilito, avrebbero piazzato delle bombe nella mensa della scuola, facendole esplodere nel momento di massimo affollamento in orario di pranzo. Eric calcola che con la detonazione avrebbe potuto far fuori almeno 450 persone. Le bombe sarebbero state sistemate accanto ai pilastri che reggevano il piano superiore dove si trovava la biblioteca. Secondo lo scenario di Eric, i pilastri avrebbero ceduto, facendo così crollare l'edificio. Subito dopo lo scoppio, i due si sarebbero precipitati verso le rovine della scuola, facendo fuoco contro i fuggiaschi e i sopravvissuti, per poi continuare il loro attacco verso le case circostanti, ossia contro i vicini, usciti di casa perché attirati dal rumore. Eric e Dylan mettono anche in conto di morire durante lo scontro a fuoco contro le forze dell'ordine, che sarebbero sicuramente giunte ben presto. Ma ragazzi, prima di arrivare al fatto vero e proprio crudo, parliamo dei basement tapes. Negli ultimi mesi prima della strage, quindi nell'inverno e nella primavera del 1999, Eric e Dylan iniziano a documentare i propri progressi ed il proprio arsenale, ricorrendo anche a videocassette filmate custodite in un posto segreto. La parte più rilevante dei filmati è girata nel seminterrato della villetta di Eric. Ecco perché i video vengono nominati basement tapes, ossia nastri del seminterrato. I ragazzi, oltre a mostrare gli esplosivi, le armi e le munizioni che avevano acquistato illegalmente, in questi video rivelano anche tutti gli elaborati metodi escogitati per nascondere i loro arsenali in casa propria, col fine di non farli scoprire ai loro genitori. Altre riprese li ritraggono durante le loro esercitazioni di tiro in una zona boscosa dei paraggi, ossia il Rampart Range. Ma arriviamo al 20 aprile del 1999. Questo è il giorno in cui avviene la strage alla Columbine High School. Quel giorno Eric e Dylan arrivano alle 11:10 con due auto separate. Hanno quindi parcheggiato per poi controllare l'entrata della mensa. Da quel parcheggio, inoltre, Eric e Dylan possono controllare una delle uscite principali dell'edificio. Poco prima di arrivare alla Columbine, i ragazzi hanno posto, in un campo poco distante dalla scuola, una bomba che avrebbe dovuto detonare alle 11:14, creando un diversivo per il personale di emergenza. L'ordigno esplode solo parzialmente, causando un piccolo incendio che viene subito spento. I due ragazzi quindi a un certo punto si incontrano alla macchina di Eric, armano due bombe al propano da 9 kg e, poco prima dell'arrivo degli studenti, la coppia entra nella mensa e piazza delle borse con dentro degli ordigni. Ogni bomba deve esplodere circa alle 11:17. Nel momento in cui Eric e Dylan entrano nella sala, il custode sta sostituendo la cassetta della videocamera a circuito chiuso, che quindi non registra la coppia intenta a piazzare le bombe, che avevano abbastanza potere detonante per distruggere l'intera mensa e far crollare la biblioteca. Una volta piazzate le bombe nella mensa,
I due ragazzi escono di nuovo da scuola e tornano alle loro macchine, in attesa delle esplosioni. Avevano pianificato di far fuoco contro gli studenti che scappavano dalle uscite principali presi dal panico. Durante il ritorno verso la propria auto, Eric incontra Brooks Brown, il ragazzo che aveva detto di voler far fuori sul suo blog. Ora però Eric non vuole più fargli del male perché i due hanno chiarito, hanno parlato. Brooks riprende Eric perché quel giorno ha saltato un compito in classe ed Eric gli risponde: Brooks, mi sei simpatico, ora vai via da qui, vai a casa. Infatti diversi minuti dopo, gli studenti che stanno uscendo dalla Columbine per il pranzo vedono chiaramente Brooks Brown percorrere la strada per tornare a casa. Nel frattempo Eric e Dylan nelle loro macchine attendono armati la detonazione degli ordigni, però gli ordigni non esplodono. Quindi quando i due comprendono la situazione si ritrovano davanti alla macchina di Eric per armarsi. A questo punto si incamminano verso la mensa. Salgono poi in cima alle scale dell'entrata ovest, il punto più alto del campus. Questo ovviamente per i due è una posizione favorevole, in quanto l'entrata laterale della mensa è alla base delle scale. Alle 11:19 un testimone sente Eric urlare: via! Via! E quello è il segnale. I due ragazzi estraggono due fucili a pompa e cominciano a sparare sui compagni di scuola. I primi che vengono colpiti sono Rachel Scott, che viene a mancare, e Richard Castaldo, che fortunatamente viene ferito ma non viene ucciso. Entrambi stanno seduti su una collinetta d'erba proprio a fianco all'entrata ovest della scuola. Dopo la prima sparatoria, Eric si toglie il giubbotto di pelle e tira fuori una carabina semiautomatica, dirigendosi verso la scalinata ovest. Daniel Rohrbach e i suoi due amici Sean Graves e Lawrence Kirkland stanno salendo quella scalinata. Daniel viene colpito al petto e ben presto viene a mancare. Cade sopra Sean, ma anche lui viene colpito da un proiettile al piede. Eric e Dylan a questo punto rivolgono la loro attenzione verso Lawrence, che viene colpito alla schiena e all'addome, rimanendo deturpato a vita. Eric e Dylan quindi si girano e sparano verso sud a 5 studenti, seduti su una collinetta vicino alle scale di fronte all'entrata ovest della scuola. Michael Johnson viene ferito al viso, alle braccia e alle gambe, mentre scappa sulla collinetta ma riesce a sopravvivere. Mark Taylor viene colpito al petto, ad un braccio e ad una gamba e cade a terra dolorante fingendo di essere senza vita. I tre studenti rimanenti fortunatamente riescono a fuggire illesi. La sparatoria continua e Sean Graves si alza zoppicando e si dirige giù dalle scale fino all'entrata della mensa, dove collassa davanti alla porta. Dylan quindi si dirige verso la mensa per capire come mai le bombe al propano non siano esplose. Tuttavia fortunatamente la mensa è stata evacuata da poco e Dylan non vede i pochi studenti rimasti nascosti sotto i tavoli. Eric intanto inizia a sparare dagli scalini verso diversi studenti seduti vicino all'entrata della scuola, ferendo gravemente Anne-Marie Hochhalter, la quale purtroppo rimane paralizzata a vita. Successivamente i due provano a colpire altri studenti vicino al campo da calcio in piedi, ma fortunatamente li mancano. Dopodiché lanciano dei tubi bomba nel parcheggio, sul tetto e sulla collina est, ma nessuno di questi tubi bomba esplode. Nel frattempo, all'interno del campus, l'insegnante Patty Nielsen decide di camminare verso l'entrata ovest, accompagnata dallo studente Brian Anderson, per dire ai suoi studenti di smetterla. Patty Nielsen in realtà non è fuori di testa, anzi, non immagina minimamente cosa stiano facendo Eric e Dylan. È convinta che i due stiano facendo un video per il corso di cinematografia e che le armi siano finte. Appena Brian Anderson apre la prima porta, Eric e Dylan sparano immediatamente. Brian si ferisce al petto con dei pezzi di vetro, mentre Patty Nielsen, la professoressa, viene colpita alla spalla da una scheggia di vetro. La professoressa reagisce chiaramente per paura. Si alza velocemente e corre verso il corridoio fino alla biblioteca, dove comincia ad avvisare gli studenti uno per uno, invitandoli a nascondersi sotto i banchi e a rimanere in totale silenzio. Poi chiama il 911 e avvisa della mattanza che sta accadendo a scuola. Dopodiché si nasconde dietro la cattedra della biblioteca. Finalmente uno sceriffo, giunto sul luogo, inizia a far fuoco contro Dylan ed Eric. I due però si nascondono ed Eric riesce a sparare per ben 10 volte contro quello sceriffo. Fortunatamente lo manca, quindi lo sceriffo chiama altre pattuglie via radio. Eric e Dylan corrono nuovamente all'interno della scuola, prendendo il corridoio nord. Sparano a chiunque vedono, lanciano dei tubi bomba e nel far questo colpiscono Stephanie Manson alla caviglia. Fortunatamente la ragazza riesce a fuggire dalla scuola per rifugiarsi a casa di un vicino. La coppia a questo punto va sicura verso la biblioteca ed è lì che succede la cosa peggiore. Fra l'inizio della chiamata di Patty Nielsen al 911 e l'ingresso di Eric e Dylan nella biblioteca passano esattamente 10 minuti e 4 secondi. Alle 11:29 i due entrano nella biblioteca, dove sono nascosti 52 studenti, 3 addetti alla biblioteca e la professoressa Nielsen. Appena entrato, Eric spara ad un espositore di vetro che si trova dall'altra parte della sala, ferendo lo studente Evan Todd.
Eric quindi grida a tutti quanti di alzarsi, ma nessuno lo ascolta. Eric quindi continua ad urlare frasi come «Tutti quelli con il cappello bianco da baseball, in piedi!» Ma nessuno si alza, quindi Eric insiste. «Tutti gli atleti, in piedi, prenderemo tutti quelli col cappellino bianco!» Vestire col cappello bianco o da baseball alla Columbine è una tradizione per i membri delle squadre sportive, che stanno tendenzialmente al vertice della piramide sociale interna alla scuola. Ma anche in questo caso nessuno si alza, quindi Eric urla «Va bene!» Comincerò a fare fuoco comunque. I due quindi si spostano dall'altra parte della biblioteca dove sono presenti le file di computer. Evan Todd prova a nascondersi dietro la cattedra, mentre Kyle Velasquez si siede nella fila nord di computer senza però nascondersi sotto il banco. È il primo che viene colpito e freddato con un colpo alla schiena. Dopo i primi spari, Eric e Dylan appoggiano le loro borse per ricaricare le loro armi. Poi camminano verso la finestra. Vedono la polizia che sta facendo uscire gli studenti e quindi aprono il fuoco affacciati alla finestra, provocando un'immediata risposta delle autorità. Pochi secondi dopo, Dylan si gira e spara ad un tavolo vicino, ferendo Daniel Stapleton e Mackay Hall. Eric prende il fucile e cammina verso la fila sud di computer. Sparano sotto il primo banco e lo sparo fredda Steven Kernow. Poi Eric si gira e fa fuoco verso il banco a fianco, ferendo Casey Ruizager. Eric, sentendo la ragazza piangere e lamentarsi a causa delle gravi ferite, la guarda e le dice «Ma smettila di frignare, è solo una ferita superficiale». Eric a questo punto prosegue verso un tavolo della zona ovest della biblioteca. Ci bussa due volte sopra e poi spara a Cassie Bernal, che viene a mancare sul colpo. Eric a questo punto si gira verso il tavolo successivo, dove inizia a parlare con Brie Pascale. Il ragazzo le chiede se vuole morire. Lei risponde con una supplica. Lo prega di non colpirla. Intanto Patrick Ireland ne approfitta per provare a prestare il primo soccorso a Mackay Hall. Dylan, vedendolo, fa fuoco. Mira due volte alla testa freddandolo sul colpo. Successivamente Dylan cammina verso una fila di tavoli, scoprendo Isaiah Schultz, Matthew Ketcher e Craig Scott che si nascondono. Dylan prova a tirare fuori dal sotto il banco Isaiah, non lo vuole colpire mentre è sotto il tavolo. Ma Isaiah, così come gli altri due studenti, sono atleti, quindi hanno parecchia forza. Ecco perché Dylan non riesce nel suo intento ed è costretto a chiamare Eric, che quindi lascia in pace Brie Pascale per unirsi a lui. Eric e Dylan insultano pesantemente Isaiah Schultz. Poi Eric si china e fa fuoco contro di lui, freddandolo sul colpo. Anche Dylan fa fuoco freddando Matthew Ketcher. L'unico a salvarsi è Craig Scott, che si finge senza vita, nascondendosi sotto i corpi dei suoi amici. Dylan procede poi verso la zona est della biblioteca. Spara ad un contenitore di vetro vicino alla porta, poi si gira di colpo e fa fuoco al tavolo a lui più vicino, ferendo Mark Kaingen. Si gira ancora e spara verso il tavolo alla sua sinistra, ferendo Risa Kreutz e Valin Schnur con lo stesso proiettile. Predano anche Lauren Tosen, una studentessa dell'ultimo anno. Eric a questo punto si dirige verso un altro tavolo, freddando Nicole Nolan e John Tomlin. John Tomlin, in un tentativo disperato, cerca di strisciare fuori dalla biblioteca, ma Dylan lo nota e quindi inizia a prenderlo a calci. Eric invece inizia a sbeffeggiarlo. Poco dopo Dylan fa fuoco e lo fredda. Alle 11.37 Eric e Dylan si spostano nella zona centrale della biblioteca, dove continuano a ricaricare le armi sopra un tavolo in mezzo alla stanza. Eric nota uno studente lì vicino, ma gli appare familiare, quindi gli chiede il nome e cognome. Il ragazzo dice di chiamarsi John Savage ed è un conoscente di Dylan. John chiede a Dylan cosa stiano facendo e Dylan risponde «Oh, nulla di che, stiamo solo facendo fuori gente». John quindi chiede se avrebbero colpito anche lui. Dylan inizialmente esita, poi però gli ordina di lasciare la biblioteca. Dopo la fuga di John, Eric si gira e spara con la sua carabina ad un tavolo a nord, colpendo Daniel Moser e freddandolo sul colpo. Sia Eric che Dylan si spostano verso sud, dove fanno fuoco a caso sotto un tavolo, ferendo gravemente Jennifer Doyle e Austin Ebanks. L'ultima vittima del massacro è Corey D. Potter, che ha cercato di far mantenere la calma a tutti i suoi amici durante tutta la mattanza. A questo punto diversi testimoni sentono Eric che Dylan fare commenti su come non trovino più così tanto elettrizzante sparare alle vittime. Dylan quindi dice «Forse dovremmo iniziare a usare i coltelli, sarebbe più divertente». Eric e Dylan però non usano alcun coltello e alle 11.42 escono dalla biblioteca. Quando i due se ne vanno dalla biblioteca, 28 studenti illesi e 11 feriti evacuano la stanza attraverso la porta nord, che conduce alla scala adiacente all'entrata ovest. Patrick Ireland, che è svenuto, e Lisa Kierutz, che non riesce a muoversi, rimangono nell'edificio. Patty Nielsen corre dentro la stanza del personale, trovando tre addette alla biblioteca. Si chiudono tutti nella stanza e rimangono lì fino alle 15.30. Dopo essere usciti dalla biblioteca, i due ragazzi vagano per la scuola senza meta. Non colpiscono più nessuno, non provano ad entrare nelle classi. Scendono di nuovo in sala mensa mentre Eric cerca di far detonare una delle bombe al propano senza riuscirci. Eric, quindi avvilito, lancia una bomba molotov
che però non esplode subito. Eric e Dylan a questo punto lasciano la mensa per salire le scale. A quel punto la bomba esplode causando una grossa fiammata estinta dagli spruzzatori antincendio. Una volta tornati al piano superiore, i due ragazzi camminano per il corridoio nord e il corridoio sud senza alcuna meta, sparando casualmente. Alla fine i due si dirigono verso l'entrata di un bagno e iniziano a schernire gli studenti nascosti lì dentro, dicendo frasi del tipo: sappiamo che siete lì dentro, stiamo per far fuori chiunque si trovi qui. In realtà però Eric e Dylan non entrano mai in quel bagno. Alle 12.05 i ragazzi rientrano nella biblioteca, in cui in quel momento si trovano, oltre ai corpi senza vita, solo Patrick Ireland, privo di sensi, e Lisa Kerutz, che finge di non essere in vita. I due ragazzi quindi si affacciano alle finestre della biblioteca e provano a sparare i poliziotti che stanno fuori, senza successo. I ragazzi quindi si spostano in un lato della biblioteca e lì si tolgono la vita con le loro armi da fuoco. Alle 14.38 Patrick Ireland riprende conoscenza, si trascina vicino alla finestra e viene aiutato da dei membri della SWAT a uscire. Questa scena viene anche trasmessa in televisione. Linda Kerutz, gravemente ferita e a tratti incosciente, rimane in quella biblioteca da sola fino a quando la polizia non vi fa irruzione, alle 15.25. Ma parliamo della SWAT. Già a mezzogiorno le squadre stanziano l'edificio all'esterno della scuola e le ambulanze hanno già iniziato a trasportare i feriti negli ospedali vicini. I familiari delle vittime e il personale scolastico si radunano nella vicina scuola elementare di Leawood col fine di ricevere informazioni. Alle 12.20 la polizia chiede munizioni aggiuntive in caso di sparatoria, anche se Eric e Dylan avevano smesso di far fuoco pochi minuti prima. Alle 12.45 le squadre della SWAT cominciano a controllare ogni stanza della scuola esaminando zaini e banchi. Scoprono i tubi bomba alle 13 e iniziano a trovare gli studenti nascosti verso le 14.30. A questo punto gli insegnanti, gli studenti e il personale scolastico vengono tratti in salvo e ricevono le prime cure mediche prima di incontrare i propri familiari alla scuola elementare di Leawood. Le squadre di soccorso trovano i corpi in biblioteca alle 15.30. Alle 16 lo sceriffo fa una stima iniziale di 25 deceduti, tra studenti ed insegnanti, ma la sua stima è di 10 persone in più rispetto ai deceduti reali. Alle 16.30 la scuola viene dichiarata sicura, ma un'ora dopo vengono ritrovate altre bombe nel parcheggio e sul tetto dell'edificio. Alle 18.15 la polizia trova un'altra bomba in un veicolo nel parcheggio. Lo sceriffo decide quindi di proclamare l'intera scuola scena del crimine e in quel momento 13 persone senza vita, compresi Eric e Dylan, sono ancora all'interno dell'edificio. La stima delle vittime è questa: 13 persone decedute, di cui 12 studenti e un insegnante, e 24 studenti feriti. Eric e Dylan si tolgono la vita circa 45 minuti dopo l'inizio della mattanza. A questo tragico evento susseguono parecchie polemiche per il comportamento esitante della polizia, direi anche a ragion veduta. La mattanza in sé è durata 20 minuti, ma i poliziotti entrano in quella scuola solo 4 ore dopo. Nel frattempo rimane in quella scuola per ben 4 ore una ragazza ferita gravemente, 12 corpi e decine di persone che ovviamente hanno vissuto quelle ore nel terrore, senza sapere quale sarebbe stato il loro destino. L'evacuazione della biblioteca è stata organizzata da superstiti e feriti. Dopodiché, alla Columbine cade il silenzio. Nonostante ciò, la polizia non ha voluto entrare nell'edificio fino a quando non era sicura al 100% che non ci fosse più alcun pericolo. Quando sono entrati, le autorità non avevano idea di quanti corpi avrebbero trovato. E per inciso, se le vittime non sono state a centinaia, è stato solo ed esclusivamente perché a un certo punto Eric e Dylan hanno deciso di averne abbastanza. Pensate che per tentare di giustificare questo atteggiamento, le autorità hanno anche cercato di accreditare l'ipotesi che la mattanza, o almeno la situazione di pericolo, sarebbe durata diverse ore ed Eric e Dylan si sarebbero tolti la vita solo alle 15. Cosa non vera. Io credo che la polizia in questo caso sia stata davvero, perdonatemi, inutile. Inutile. Non esiste che c'è una strage scolastica e la SWAT aspetta 4 ore prima di entrare mentre sente questi due che iniziano a sparare come pistolieri. Ma ci siamo? E poi inventare anche la menzogna che Eric e Dylan si sarebbero tolti la vita alle 15. Ma quando mai? Quando mai? Alle 15 era già tutto tranquillo. Il comportamento della polizia in questo caso proprio non lo approvo, ma soprattutto lo trovo assurdo. Assurdo! Se questi due ragazzi avessero avuto voglia di far davvero fuori tutti gli studenti della scuola, avrebbero potuto farlo senza alcun problema, perché tanto nel frattempo la polizia era fuori a fare così. Io sono davvero scioccata. Quando ho letto come ha agito la polizia in questo caso, sono rimasta davvero senza parole. Ma questo è il modo di comportarsi? Questo è il modo di agire? In una situazione del genere? In cui ci sono di mezzo, peraltro, studenti anche minorenni? In ogni caso, in seguito a questa tragica vicenda,
Ci sono state diverse discussioni riguardo a cosa possa aver spinto Eric e Dylan a quel gesto e se fosse stato possibile prevenire il crimine. Molti sostengono che l'isolamento dei due ragazzi dal resto dei loro compagni di classe ha creato i loro sentimenti negativi, come sentirsi indifesi e insicuri. Questi sentimenti hanno spinto Eric e Dylan verso una profonda depressione, alimentata anche da una forte ricerca di popolarità. È così che alcune scuole hanno dato vita a dei programmi per scoprire come fermare il bullismo, fenomeno che molti hanno pensato abbia contribuito ad aumentare la rabbia repressa di Eric e Dylan. I media nelle settimane successive alla mattanza hanno detto chiaramente che Eric e Dylan erano due reietti. Però c'è un punto, in realtà andando avanti negli anni, molti hanno messo in dubbio che i due ragazzi fossero vittime di bullismo. Erano solo emarginati, ma si erano volutamente emarginati. E alcuni hanno anche detto che in realtà Eric in particolare non era vittima di bullismo, bensì era lui stesso un bullo. Le colpe di questa mattanza, tanto per cambiare, ricadono alla musica rock metal. Nella lista non manca Marilyn Manson, i Rammstein, ma anche il film Born to Kill è stato indicato come colpevole della strage, considerando che i due ragazzi avevano visionato il film più e più volte ed erano grandi fan di quel film. Ora ragazzi, arriva la mia opinione. A mio parere non c'è canzone rock o film che tenga. Questi due ragazzi, secondo me, avevano già dei seri problemi e questo è evidente anche negli anni prima del massacro. Eric era in grado di forse camuffarsi meglio perché era molto bravo a scuola, mentre invece Dylan era partito come uno studente davvero molto intelligente e bravissimo a scuola per poi crollare definitivamente. La sua media scolastica è proprio crollata. Non posso sapere e non so se gli psicofarmaci possano aver aiutato Eric a compiere questa mattanza, ma sicuramente di base c'era già qualcosa che non andava. Ovviamente non è stato possibile fare delle perizie psichiatriche sui ragazzi per capire i reali motivi che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto, ma è risaputo che nelle scuole americane c'è una forte competizione perenne, perché gli atleti sono i più fighi della scuola e poi ci sono gli altri, quelli un po' più sfigati. Non so e non posso sapere se Dylan ed Eric hanno subito un bullismo così imponente da portarli a questo gesto. Anche perché, ripeto, negli anni si è avanzata la sicurezza che i due non erano vittime di bullismo, ma loro stessi erano bulli. In ogni caso, penso che basti leggere gli scritti di Eric per capire che c'era davvero qualcosa che non andava. La figura di Dylan in questo caso resta un po' nell'ombra, perché in effetti sono gli scritti di Eric ad aver girato sul web. E sebbene la polizia abbia reso inaccessibile quel sito, è possibile ritrovare, senza neanche troppa fatica, degli stralci dei suoi pensieri. Ed io alcuni ve li ho letti. Ma credetemi, ce n'erano altri che mettevano letteralmente i brividi. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Questo video me lo chiedete da davvero tanto tempo, quindi spero che sia stato di vostro gradimento. Fatemi ovviamente sapere quello che pensate qui sotto nei commenti e assolutamente correggetemi in caso io abbia sbagliato qualcosa o in caso si possa aggiungere qualcosa che io non sono riuscita a trovare. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.